Il più cordiale saluto da EDG edizione marchigiana del nostro notiziario, che ricordo va in onda in contemporanea sia sulle frequenze di ETV canale 12 che in streaming sul nostro sito ora inquadrato www.etvmarche.it. Potete seguire i nostri programmi, compresa questa edizione del notiziario, tramite la nostra app ETV Marche, scaricabile gratuitamente. In apertura di questa edizione la cronaca, notizia che trovate proprio in primo piano sul nostro sito etvmarche.it. Dramma: inghiottita dalla montagna sotto gli occhi del marito, vittima una mamma pesarese. È morta sotto gli occhi del marito precipitando per oltre 100 metri. Una tragedia che colpisce al cuore una famiglia pesarese in vacanza a Cortina tra il rifugio di Bona e il Pomedes durante un'escursione tra le montagne. La vittima morta sul colpo è una donna pesarese di 49 anni. La donna lascia due figli minorenni rimasti a Pesaro e ancora all'oscuro dell'accaduto. Illeso per miracolo il marito. Cambiamo argomento, parliamo di una tragedia che viene dovuta, legata a un nido di vespe o presumibilmente di vespe. Non ce l'ho fatta a salvarlo, non ce l'ho fatta, si dispera così. Floride, la moglie che ha tentato in tutti i modi di salvare Mariano, 84 anni, il suo compagno di vita, muratore in pensione, ucciso da uno shock anafilattico lo scorso martedì nella sua casa di Ronco Sambaccio, dopo aver urtato, senza accorgersene, un nido di insetti. Erano vespe, ma più grandi, questa è la testimonianza della moglie. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è morto tra le braccia della moglie. La cronaca ci porta a Porto San Giorgio. Un ciclista sessantenne è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Ancona a causa dei traumi riportati dopo essere entrato in collisione con un'auto. L'incidente si è verificato attorno alle 10.30 sul lungomare Gramsci. Il ciclista stava pedalando direzione sud insieme ad un gruppo di amici quando, per cause in corso d'accertamento, è entrato in collisione con una vettura il cui conducente viaggiava in direzione nord. L'uomo è stato sbalzato a terra riportando vari traumi. Vi terremo aggiornati. Sta meglio il bimbo di 10 anni di Senigallia, ricoverato ad Ancona dopo la diagnosi di meningite batterica da streptococco. Il piccolo si trova in isolamento presso la SOD in pediatria a circa 24 ore dall'avvio della terapia antibiotica. Riferisce un bollettino dell'azienda Ospedali Riuniti, presenta condizioni cliniche in graduale ripresa. La cronaca ci porta a San Lorenzo in Campo per questo incendio. Fiamme nella notte a poca distanza dalla Cesanense. I vigili del fuoco, vedete l'immagine, sono riusciti a rimuovere la bombola di un fornello a gas in un'abitazione in via San Vito a Cesano prima che fosse avviluppata dall'incendio. Nel frattempo i carabinieri di Mondavio e Pergola hanno provveduto ad allontanare sia gli abitanti della casa, una donna di 38 anni e suo figlio di 8, sia due famiglie vicine. Una rapina a shock ora che ci porta a Macerata, nella farmacia di via dei Veleni. Un uomo col volto travisato parzialmente da un paio d'occhiali scuri e un berretto, armato di una mazzetta da muratore, è entrato all'interno del locale e si è diretto nella postazione dove in quel momento c'era una dipendente, ha rubato dalle casse e poi è fuggito a bordo di un'auto. La farmacista, una delle titolari che ha assistito alla scena, ha provato a rincorrere il bandito in fuga aggrappandosi a lui e allo sportello dell'auto, ma è caduta a terra dopo essere stata trascinata per qualche metro, è stata trasportata al pronto soccorso. La cronaca ci porta ad Ancona, un furto al bancomat, due carabinieri feriti, il racconto del collega Lucio Cristino. Il colpo al bancomat finisce con la fuga dei banditi, un inseguimento con speronamento e due carabinieri feriti, oltre a un lauto bottino, oltre 50.000 euro. Il tutto è avvenuto ai danni della filiale di Ubi Banca di via Achille Grandi in zona Baraccola ad Ancona. Poco prima delle 4 della scorsa notte un fragore enorme sentito da mezzo quartiere. Lo sportello interno della banca è stato fatto saltare con una carica esplosiva di acetilene. Ingenti danni anche alla struttura. È scattato l'allarme ai carabinieri da parte di residenti e gestori di limitrofe attività commerciali. Una gazzella dei militari del Norma ha intercettato lungo la statale un Alfa Romeo Giulietta bianca che procedeva in maniera sospetta. Dentro c'erano due banditi. È così iniziato l'inseguimento e con esso tentativi di speronamento dell'auto dei militari. Per due volte i ladri, simulando di fermarsi, hanno ingranato la retromarcia e tamponato l'autovettura di servizio nella parte anteriore.
Nei pressi di Candia, all'altezza del centro sportivo Conner Wellness, hanno abbandonato l'auto, risultata poi rubata nei campi. I due componenti della banda sono fuggiti, mentre due militari coinvolti nell'incidente stradale sono finiti al pronto soccorso di Torrette. Uno è stato dimesso con 7 giorni di prognosi, l'altro con 10 giorni. Ad agire sarebbero state almeno 6 persone divise in 3 auto. Andiamo ora a Fabriano, perché cibo avvelenato è stato rinvenuto negli ultimi giorni da alcuni residenti al parco Merloni, quartiere Campo Sportivo. Sul posto gli agenti della polizia locale e gli operatori comunali per la bonifica. Non è la prima volta che polpette killer, in questo caso a forma di salsiccia, vengono nascoste tra i ciuffi d'erba dai nemici dei cani. Il rischio però è che a rimetterci possano essere anche i bambini piccoli che giocano al parco. Parliamo di sport, Europa, amicizia, tutto questo è Animus Youth Games, una 3 giorni di sport ma anche di divertimento con 1000 atleti provenienti da ogni angolo d'Europa, con 16 nazioni rappresentate, Ancona capofila. Oggi il gran finale delle manifestazioni, il nostro Lucio Cristino ha intervistato l'assessore Guidotti. Anch'io stanco, come se avessi fatto una partita, no, è veramente un entusiasmo pazzesco, sono felicissimo, sto girando tutti i campi e trovo veramente tutti questi ragazzi super impegnati nelle proprie discipline, chiaramente a vincere, ma la cosa bella è poi vederli al termine di ogni partita fare una foto insieme. Questo era lo spirito Youth Game e questo sta accadendo, quindi questo mi riempie di felicità. Qual è l'obiettivo degli Youth Games? Beh, sicuramente attraverso lo sport far sì che questi ragazzi crescano con i sani valori, i sani principi in un'unica Europa unita, senza più barriere, senza più forme di razzismo, senza più guerre, e credo che niente di meglio ci siano queste manifestazioni a rafforzare tutto questo attraverso lo sport, che credo sia un mezzo unico ed eccezionale. In questo caso Ancona gioca un ruolo fondamentale, cioè nella nascente Europa del sud-est Ancona si trova in qualche modo essere testa pensante e coordinamento anche. Sì, assolutamente. Io avevo voluto questi giochi nel 2014 proprio per andare in questa direzione. Abbiamo bissato il 2016, quest'anno l'asticella è salita, come sapete, vincendo questo bando. Se ne sono stati aggiudicati 3 in tutta Europa, uno è nostro. E quindi l'obiettivo è proprio questo, rafforzare nei nostri giovani questa unione, questa coesione. Questa sera dunque, come anticipato, il gran finale di Animus Youth Games alle 18.30 in Piazza Cavour, le premiazioni poi a partire dalle 20, fuochi d'artificio, musica, danza, DJ set, vi aspettiamo. Restiamo in tema musicale, come detto poco fa, ma per il lutto nel mondo della musica marchigiana e italiana, la morte di Piero Cesanelli, il padre di Musicultura. Per 30 anni siamo riusciti a tenere duro e a portare questa manifestazione, che ormai è conosciuta da tutti e ha veramente fatto nascere artisti che hanno creato poi la nuova generazione della canzone d'autore. La storia del Festival della Canzone Popolare d'Autore nacque 30 anni fa a Recanati in un modo quasi leggendario. Ora la rassegna Musicultura è riconosciuta come il trampolino di lancio per i talenti cantautori d'Italia sul palco notturno dello Sferisterio di Macerata. Suona oggi una musica triste. Quel sogno cresciuto nel tempo con successi e ribalte sempre più importanti ebbe origine da quel professore di lettere di Recanati, Piero Cesanelli. Aveva 73 anni, si è spento nel pomeriggio in ospedale a Treia per una malattia con cui combatteva da tempo. La sua creatura musicale nacque con il premio Città di Recanati nel 1900 per poi approdare nel 2005 allo Sferisterio di Macerata con il nome Musicultura, una delle rassegne musicali italiane tra le più innovative, capaci di far emergere talenti poi riconosciuti dal grande pubblico, tra cui Simone Cristicchi, Pacifico, Mannarino e tra gli ultimi Mirko il Cane. Cesanelli riuscì a coinvolgere Fabrizio De André e il poeta Giorgio Caproni, che furono i primi firmatari del comitato artistico di garanzia del concorso. Da allora tantissime autorevoli personalità della musica, della letteratura, della poesia e del cinema, a titolo gratuito e in libertà di coscienza, hanno fatto e continuano a fare parte di quel sogno, lo stesso di tanti giovani musicisti, lo stesso di Piero Cesanelli.
Questo è il servizio della collega Linda Cittadini. Cambiamo argomento, andiamo ad Ascoli Piceno. Siamo costretti a tornare sull'argomento perché la nostra prima protesta, condivisa da tutti i fruitori della bici, nulla è servito. Anzi, sono andati avanti per la loro strada sbagliata. Queste le parole di Enzo Impiccini, presidente dell'associazione Amici della Bicicletta, che è tornato sulla parte nuova della ciclabile di Ascoli Piceno, già finita nel mirino per il suo andamento giudicato poco pratico. Abbiamo chiesto invano un incontro con sindaco e tecnici. Questo è il motivo dell'ulteriore protesta. Ora una curiosità: breve soggiorno a Pesaro per l'ex premier britannico Tony Blair, che è stato ospite dell'hotel Excelsior insieme alla moglie Cherry per 2 giorni per il matrimonio di un amico a Fano. C'è stato un incontro istituzionale anche con il sindaco Ricci prima della partenza. Un onore conoscere e ospitare a Pesaro Tony Blair. Abbiamo chiacchierato un po' e ovviamente ho approfittato per descrivergli la cittadella della musica e invitare lui e la moglie al prossimo Rossini Opera Festival, così ha scritto il sindaco Ricci su Facebook. In chiusura, per la pagina degli appuntamenti, da oggi fino al 6 ottobre Monte San Giusto, piccolo comune in provincia di Macerata, si trasforma nella città del sorriso con la 15ª edizione del Clown and Clown Festival, rassegna internazionale di clownerie e clownterapia che unisce le due anime del clown, quella artistica e spettacolare con quella volontaristica e sociale dei clown dottori e dei messaggeri del sorriso. L'equilibrio è il tema di quest'anno. Tra gli ospiti, martedì sera Arturo Bracchetti nello spettacolo Arturo racconta Bracchetti, ma anche Paolo Ruffini. Con questa notizia si chiude questa edizione marchigiana di ETG. Grazie per la cortese attenzione. Vi lascio allo sport domenica sportiva sera con il nostro Andrea Fiano.